Allora, benvenuti, facciamo un ripasso della lezione di gennaio 2014, la primissima che abbiamo fatto dopo la Befana. Quindi, abbiamo visto dei script molto semplici, uno script di rotazione e uno di flashing. Però prima di arrivare a questi scriptini, vediamo subito come fare un pannello, perché ho visto anche a lezione che c'era qualche imbarazzo. Quindi voi create il vostro cubo. Adesso vedete che vabbè, c'è una texture mia, ma possiamo metterci la texture. Vabbè, facciamolo. Facciamo Ctrl Shift in modo tale da poterle. Ctrl Shift e poi prendiamo il verde e poi il rosso ce lo trasciniamo, sempre tenendo premuto Ctrl Shift. Ci facciamo la nostra. Il nostro pannello, ok? Qui per metterci una texture diversa basta andare nella nostra inventory, nelle texture, e vedete che c'è un Auguroni 2014, questo, e noi prendiamo l'Auguroni e glielo trasciniamo semplicemente sopra, ok? Quindi a questo punto quello che si notava l'altra volta è che questo cartello potrebbe non essere, anzi, normalmente se non è full bright o piena luminosità, appare un po' scuro. Voi fate attenzione, andate nella texture, nella linguetta con la texture e cliccate full bright in modo tale di averla piena luminosità. In più poi c'è il bagliore che di default è 0.00 e si può. Vedete, e diventa un bagliore, quindi si può mettere il bagliore. Adesso questa è la versione inglese ed è con Firestorm nuovo. Nel vostro viewer può essere leggermente diverso, ma non ha importanza, quindi noi abbiamo fatto. Quindi vedete che qui ad esempio c'è una texture di un tipo da una parte e dietro c'è un'altra. Possiamo cambiare le texture semplicemente posandoci con il trascinamento dal nostro inventario. Ok? Poi qui abbiamo visto, mi era stato chiesto come fare per fare un flashing della scritta. Quindi c'è questo script che abbiamo visto a lezione, che abbiamo chiamato flashing. Questo flashing lo mettiamo, possiamo anche metterlo direttamente, allora qui cancelliamo, possiamo anche trascinarlo così, flashing script, trasciniamo sull'oggetto e come vedete l'oggetto comincia a fare un effetto di flashing. E poi abbiamo la possibilità di far ruotare l'oggetto, quindi possiamo prendere un altro script di rotazione lenta e lo mettiamo qua e non appena lo mettiamo vedete che l'oggetto ruota. E questa è una cosa che abbiamo visto a lezione e che è interessante. Vedete che la rotazione dipende dallo script di rotazione. Per modificare questo script, vedete che c'è due script, rotazione lenta e flashing. Nella rotazione lenta ci sono, questo è lo script, quindi riassumendo per chi non lo sapesse fare, basta che faccia tasto destro modifica e poi nella tabella contenuto va nello script di rotazione, doppio clic e si vede questo scriptino dove c'è questa funzione che fa la rotazione. Per cambiare la rotazione occorre cambiare questi numeri, quindi vedete che adesso qui c'è un 0.1. Allora, se invece di 0.1 qui mettessi 1, faccio ruotare 10 volte più velocemente. Quindi basta che faccio il salva. E poi però attenzione, ricordiamo che dobbiamo togliere questo. E vedete che lui effettivamente gira abbastanza veloce. Se lo voglio far girare velocissimo, invece di 1 gli metto 10. Salva. E vedete che lui gira. Poi dipende un po' dal viewer come lo fa girare, comunque vedete che gira molto velocemente. Se vogliamo farlo tornare a girare nella velocità umana, qui gli mettiamo un numerello intermedio, per esempio 0.5. Ctrl S, vedete che gira in maniera umana. E se vogliamo farlo girare dall'altra parte, gli mettiamo meno 0.5. Ed ecco che lui gira nell'altra direzione, nell'altro senso. Ok? Poi abbiamo visto una cosa interessante, cioè che è possibile, ad esempio, sedersi sopra questo oggetto
Vedete che l'avatar gira insieme al nostro pannellone e a questo punto se noi andiamo in mouse mode, che si può tenere, beh, io ho il tastino qua, ma voi potete fare con la M, tipicamente con la M si va in mouse mode e vedete che si ottiene questo effetto giostra e questo è interessante. E poi si fa escape per uscire dalla... e poi si fa alzati in piedi per alzarsi in piedi. L'ultimo pezzo che abbiamo visto a lezione era una cosa molto interessante in cui si faceva una giostra un pochino più impegnativa con un oggetto linkato e quindi andiamo a fare l'oggetto linkato. Allora, l'oggetto linkato lo facciamo molto semplicemente creando un cubo e poi creiamo un altro cubo. Ora, io posso crearne un altro cubo qua, quindi faccio create e un altro cubo. Oppure anche, cancelliamo, se voglio essere sicuro che il secondo cubo sia proprio allineato al primo, posso selezionare il primo, quindi tasto destro, modifica, e poi premo Shift e mi trascino in modo tale da avere un cubo che sia esattamente allineato all'altro. E quindi questi qui vedete che sono proprio lungo la stessa direzione, il che è interessante ed è facile. Per fare un build. Dopodiché devo decidere qual è il cubo centrale, ad esempio questo, e il cubo che ci gira attorno, ad esempio questo qua. Allora, quindi seleziono per ultimo il perno, attorno al quale dovrà girare tutto, e quindi per prima userò questo qui laterale, e quindi, anzi facciamo così, giusto per chiarire, prendiamo questo, che è il perno centrale, e facciamo shift e lo duplichiamo ottenendo un altro cubo qua. E poi qua magari ne facciamo un altro, sempre con shift duplico, quindi ottengo un effetto di... Vedete, c'è un cubo centrale e quattro cubi laterali. Poi ovviamente voi potete disporli a mo' di giostra attorno. Ora, l'obiettivo è quello di collegarli tutti insieme, quindi clicco e poi tenendo premuto shift. Continuo a cliccare tutti i vari cubi, per ultimo il perno, vedete che sono diventati tutti gialli, e poi faccio CTRL L, facendo CTRL L vedete che è diventato giallo solo il perno centrale. Perfetto. Allora, una volta fatto così, se io metto uno script di rotazione dentro il perno, vedete che tutti gli altri cubi ruoteranno attorno al perno. Questo vuol dire che se io mi siedo su uno di questi, io ho altri, ho questo effetto, diciamo, di giostra in cui mi muovo. Ovviamente questo effetto può essere, possiamo mettere, anziché una rotazione lenta, che avete visto questo, gli mettiamo una rotazione un po' più 1. Vedete che ruota più velocemente e quindi posso realizzare appunto questi effetti cinematici che possono avere una certa attrattiva. Ora, gli scriptini, quindi rotazione lenta, veloce, flashing, sono messi insieme su PastaBin con un link, quindi troverete come descrizione del video YouTube. Alla prossima lezione.